Salve a tutti, come va? Spero vada tutto bene. Oggi un video spiccio spiccio per parlarvi delle novità di Zara. Sapete che Zara ogni 5 minuti fa uscire un nuovo profumo e io non riesco a starci dietro, però ogni tanto vado al mio Zara di fiducia, che in realtà è tipo a 60 km da casa mia, purtroppo, per quello infatti ordino sempre online. Però appunto cerco di andare lì abbastanza regolarmente per riuscire ad annusare un po' le novità. C'era una novità super super interessante, cioè il profumo di Barbie per Zara. E che però in Italia pare che o non sia mai arrivato o se è arrivato è durato 5 minuti, perché io sono rimasta tipo 2 settimane ogni ora praticamente sul sito a refreshare la pagina e non è mai uscito questo prodotto. Quindi non so se arriverà prima o poi o se magari proprio ci ha bypassati e non lo vedremo mai. Però ho un'alternativa, nel senso che Zara ha fatto un altro profumo abbastanza simile a quello. Intanto vi faccio vedere i 3 profumi che ho acquistato, gli unici che ho voluto acquistare sono questi 3. Il primo è ovviamente Zara Red Temptation Elixir. Sapete che io ho Red Temptation Classico e il Red Temptation Summer e poi vi parlerò anche della versione invernale che è uscita. Questo io l'ho voluto comprare soprattutto perché intanto sapete che sono ossessionata da questa tipologia di profumi, quindi tutti questi profumi che ricordano l'odore del mio amato Baccarat Rouge. E in questo caso questa versione Elixir vuole andare appunto a duplicare la versione Extrait de Parfum del Baccarat Rouge. Sapete che io ho la versione estratto, anche la versione classica, e il Red Temptation normale si avvicina veramente tanto alla versione classica, mentre appunto questo Elixir ha questa versione extrait. L'ho voluto comprare soprattutto per quello, perché quello è un profumo che amo e che adoro, quindi se posso evitare di usarlo tutto, perché sono già a metà e questo è un profumo che costa come un mese di affitto, ho voluto prendere questa qui. Oltretutto la boccetta è leggermente diversa dalle altre, ha la base un po' più arrotondata, in più è più sottile perché mi pare che siano meno ml se non sbaglio. Ce n'è che ha fatto caso? Sì, perché questo è 50 ml, mentre la versione Red Temptation normale Summer e Winter è 80 ml. Non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che sia così. E quindi questa qui è una versione un po' più piccola, c'è da dire che è ancora più forte di quei 3. Quindi se per voi quelli non erano abbastanza intensi, provate questo. Allora, secondo me il più delicato di 3 è quello Summer, che comunque non è troppo leggero, però non dura altrettanto, mentre il classico e il Winter durano tantissimo. Questo idem dura veramente tanto, proietta tanto. Io l'ho provato per 2-3 giorni, infatti vedete c'è già un minimo di usura, e ho fatto 3 spruzzi, non di più, e notavo che almeno 7 ore le sentivo tranquillamente per quanto riguarda la proiezione, quindi quello che sentivo io su di me e anche le altre persone, mentre sui vestiti mi è durato anche 3 giorni. Tornando a noi, come vi dicevo, questo è molto simile a Extrait de Parfum di Baccarat Rouge, però c'è un però, non è 100% questo, è 90% questo. 10% Instant Crush di Mancera, che sapete che anche questo qui è un profumo sempre della stessa falsariga, è sempre simile. Quindi appunto direi che Elixir è proprio un mix tra questi due. Di sicuro si sente una base molto molto simile a questo estratto di Baccarat, però c'è anche quella parte un po' diversa, un po' anche forse più alcolica, che invece si sente in Instant Crush, che sapete che io adoro. Quindi veramente questo è un po' un mix. Mentre, come vi dicevo prima, per la versione Winter ho notato che quella è un mix tra questi due, quindi Instant Crush di Mancera e Arabian Stonka di Montal. C'è comunque una base abbastanza forte dello stile Baccarat Rouge, come in realtà c'è anche in questo, perché questo è comunque simile, è della stessa famiglia, è comunque diverso, ma la base lo ricorda. Però nel Winter c'è questa dolcezza, è decisamente più dolce dell'Elisir, anche l'Elisir è bello dolce, ma Winter ancora di più, e c'è proprio questa parte quasi di rosa, ambra, c'è anche una nota boozy secondo me. All'interno qui non mi ricordo mai se c'è il whisky o il rum, ma comunque si sente una parte decisamente alcolica e poi si sente appunto la parte invece super dolce di Arabian Stonka di Montal. Quindi secondo me se sì, vi piace Baccarat Rouge, ma ormai ci avete anche voi 7 miliardi di dupe, non vi interessa più niente. Volete piuttosto qualcosa appunto di più oscuro, misterioso, caldo, arabeggiante, avvolgente? Provate Red Temptation Winter, perché appunto è molto simile a questi, quindi decisamente più oscuro e più dolce. Mentre se volete invece una versione simile a questo, un po' più dolce, provate Red Temptation Elixir. Il prossimo che ho preso è Memorable Aura
una parola abbastanza difficile da dire in inglese. Questo è molto buono, decisamente però estivo secondo me. Infatti lo userò in queste giornate in cui c'è comunque sole, non fa caldissimo ma c'è comunque un bel sole. Però mi sa che dopo, a parte queste ultime settimane, che spero Dio siano le ultime, di caldo e di sole, lo rimanderò alla prossima estate. Perché questo appunto, io ho preso la versione piccolina, c'è anche la versione grande in realtà. Questo, se non sbaglio, è 30 ml e c'è, esatto, e c'è la versione 80 ml, come quelli classici della linea Chapter, sempre di Zara. Questo devo dire che è molto simile, ma non identico a Alien Goddess Intense di Mugler, non Alien Goddess classico, ma Alien Goddess Intense. Quindi qui abbiamo una buona parte tropicale, allo stesso tempo una buona parte anche di gelsomino. Per quanto non sia segnato proprio il gelsomino di per sé, è segnato, se non sbaglio, note floreali, io lo percepisco. Secondo me questo è veramente simile a questo, ricorda Alien Goddess Intense veramente tanto. Però c'è un però: non lo ritengo identico perché qui c'è una nota di mango, non è la nota principale, vi dico, può sembrare un flanker di questo ancora più tropicale o al mango, non è che sia un profumo al mango secondo me, nel senso che non è la nota principale che si sente di più, è proprio un profumo dolcissimo, veramente veramente dolcissimo, quasi stucchevole, appiccicoso, tropicale, ricorda effettivamente anche l'odore del cocco anche se non c'è. E poi tantissimo appunto mango, gelsomino, vaniglia e ambra. È veramente molto dolce, molto persistente, come più o meno tutti quelli della linea Chapter di Zara. Fantastico, mi è piaciuto un sacco, non è troppo originale, quindi non aspettatevi niente di mai sentito prima. Come sapete, Zara nel 90% dei casi fa sempre dupe. Comunque ve lo consiglio perché è veramente interessante. L'ultimo che ho preso è questo di Martedì, Tuesday, che hanno fatto questa linea dedicata appunto ai giorni della settimana. In realtà mi ispirava soprattutto perché era nero, ma anche perché era quello con le note un po' più interessanti. Questo qui ha le mie tipiche note, cioè note che abbiamo già sentito 7 miliardi di volte: cardamomo, iris, vaniglia. In più questa ha un po' di panna montata e di agrumi in apertura. Allora, non è gourmand, assolutamente no, pur avendo la panna montata, semplicemente ci dà un velo di dolcezza. È un profumo soprattutto, direi, legnoso, speziato fresco e un po' agrumato. Lo definisco simile a Majestic Green, sempre di Zara, un po' meno dolce, perché questo, mentre quello lì è un bel mix tra Gris Chanel e Eau de Boutique, adoro, questo qui diciamo che tende un po' di più allo stile Gris Chanel o piuttosto lo stile L'Ubi Rouge di Louboutin. Può ricordare anche altri profumi da uomo a base di iris, quindi ad esempio Dior Homme, Valentino, Uomo Intense se non sbaglio, quindi ha un po' questo stile, quindi di questo speziato, freddo, non troppo caldo, polveroso grazie anche all'iris e un velo di agrumi in apertura. Non so ancora questo se lo terrò, perché l'ho comprato lì, lì per lì, perché ero di fretta, c'era gente, insomma mi sentivo un po' di pressione a dover comprare le cose, quindi non so se lo terrò. Eventualmente, se deciderò di venderlo, tenete sotto controllo il mio Vinted, trovate il link giù nel box informazioni. Sapete che ogni volta che voglio vendere un profumo tendo a metterlo lì, quindi se lo trovate in vendita tra un po' è appunto per quello, perché sì, strabuono assolutamente, ma mi ricorda altri 82 profumi che ho già, quindi non so se varrà la pena da tenerlo nella mia collezione. Comunque, oggettivamente è molto buono ed è un po' quello che mi è piaciuto di più della linea settimanale. Della linea settimanale, purtroppo, nel negozio dove sono stata io non avevano tutte le referenze, quindi non ho potuto sentirle tutte quante, ma tra quelle che ho sentito c'erano appunto mercoledì, Wednesday, e questo ricordava molto lo stile Mojave Ghost, Chanel Chanson Tendre, Daisy di Marc Jacobs, un po' quello stile lì, già sentito mille volte, quindi non l'ho comprato. Poi c'era l'ennesima variante simile a Fashionably London, sempre di Zara, perché questo è il Thursday, e questo ricorda effettivamente Very Good Girl, Very Good Girl Glam, ricorda Aldelina, ricorda Altea di Erbolario, tutti quanti questi profumi un po' con rosa, licira, barbaro, già sentito mille volte, quindi se non avete trovato London ad esempio provate questo, ma secondo me London dura molto di più. E sempre simile, praticamente identico, molto molto simile, è Monday, quello lì appunto rosa del lunedì. Anche questo qui l'ho trovato molto simile. Forse Monday è un velo più pulito, più muschiato, mentre Thursday è un po' più dolce e fruttato.
Quindi le differenze sono queste, però le note sono veramente simili, quindi non sto qui a consigliarvene uno piuttosto che un altro, vi direi andateli a provare, soprattutto per le persistenze, perché io li ho sentiti sulla carta, non sulla pelle, quindi non so dirvi le persistenze di questi. Vi faccio una veloce carrellata anche degli altri, delle altre linee che ho potuto provare, che ho appurato essere sempre altri doppioni. Ce n'era uno molto interessante, che è quello di cui vi parlavo prima, cioè che è simile al Barbie di Zara, perlomeno io non ho sentito il Barbie, quindi presumo, perché il Barbie dovrebbe essere un dupe di Love Don't Be Shy di Killian, Oriana di Parfum de Marly, Sintra di Memo Paris, cose del genere. Quindi questo stile, fiore d'arancio, molto molto dolce e marshmallow. Beh, Velvet Shadow di Zara, ovviamente se riesco vi pubblico le foto, comunque vi lascio i nomi. Velvet Shadow di Zara appunto è molto ma molto ma molto simile, quindi secondo me sarà una bella alternativa al Barbie se non riuscite a trovarlo. Anche qui purtroppo io non ho provato la persistenza perché, come vi dicevo prima, l'ho sentito sulla carta, quindi so dirvi che l'odore è veramente veramente simile, però non so dirvi quanto persiste. Comunque, se vi piace Love Don't Be Shy, provatelo, perché è difficile trovare buoni dupe di Love Don't Be Shy di quello stile lì, e soprattutto appunto economici come Zara, quindi provatelo se vi interessa. Il profumo Blanca Porté è un tipo molecolare, passatemi il termine, quindi l'ho trovato molto simile a Notte Parfum di Juliette Azzagan, Molecule, Eccentric Molecule, Molecule One, tutto quel giro lì. Splendid Bronze, niente di interessante perché è l'ennesimo dupe di Alien. Anche True Amore, che non so perché hanno scelto mezza parola in italiano, mezza parola in inglese, vabbè. Molto simile allo stile Delina, di nuovo. Nobody Knows l'ho trovato buono, ma non c'era, c'era solamente il tester, perché sennò forse l'avrei anche preso. È uno speziato, niente di che. L'ho trovato simile a tanti profumi, ma non a uno specifico. Un po' mi ha ricordato Ebony Wood, un po' mi ha ricordato Santal 33, un po' Ani di Nishané, quindi tutto questo stile comunque speziati, caldi, legnosi. E ce n'è bensì un altro, Someday Sometimes, sempre simile allo stile Delina. Ora, li ho provati tutti quanti abbastanza in velocità, quindi non ricordo esattamente tra questo e l'altro che vi dicevo prima qual è il più simile e le differenze tra uno e l'altro. Mi sembra che Someday Sometimes fosse un po' più oscuro, un po' più paciuloso, un po' più legnoso, mentre l'altro fosse un po' più fresco. Questo è il ricordo che ho io, ma ovviamente se vi interessa andateli a provare. E non mi sembra ci fosse altro da dirvi, perché mi pare che di questa collezione non c'era niente di entusiasmante, perlomeno non niente che ho sentito io, nel caso fatemi sapere giù nei commenti se vale la pena fare un altro ordine da Zara, però ecco, diciamo che tra quelli di oggi il mio prefe di sicuro Red Temptation Elixir, perché è fantastico, è sì, praticamente simile un sacco a questo e questo insieme, che già di base sono abbastanza simili, quindi vi consiglio questi qua. Bene, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio come al solito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!